Buongiorno, oggi devo parlare piano piano perché siamo in rada, ci sono altre barche, non vorrei infastidirli con i miei discorsi un po' squillanti. Oggi siamo in crociera, primo giorno di crociera, quindi puro relax, solo che puro per modo di dire, perché già abbiamo avuto i nostri inghippi, ma per chi va in barca sa che è tutto nella norma. Allora, intanto che vi collegate, io condivido il video così se qualcuno ha anche delle domande vi rispondo in diretta, sperando che la batteria regga. Allora, eccoci qua, adesso aspetta che alzo il volume, magari, ok, così si sente meglio. Buonasera, siamo in Croazia, siamo arrivati questa mattina alle 7 dopo una bella e super tranquilla navigazione, per lo più notturna. Siamo arrivati questa mattina alle 7 e cosa è successo proprio quando siamo entrati nei confini croati? La pompa autoclave ha deciso di smettere di funzionare. Che cos'è la pompa autoclave? È quella che porta l'acqua ai rubinetti, cioè che pesca l'acqua dai serbatoi dell'acqua dolce della barca e porta l'acqua ai rubinetti. Adesso invece, quindi questo primo inghippo, quindi abbiamo trovato qui in Croazia, sono super organizzati con i servizi alle barche, adesso invece siamo ormeggiati nella baia di Balvanida, vi faccio vedere qua, voilà, ci sono i gavitelli, eccoci qui, siamo con la signora, con la principessa, e in pratica in questa baia ci sono i gavitelli. Per ottimizzare, diciamo, i posti, hanno messo, di norma ci sono i gavitelli a prua e poi il gavitello a poppa, così che le barche non ruotano col vento ma stanno lì ferme e loro riescono a mettere più barche. Solo che si vede che ancora che siamo inizio stagione non hanno ancora tirato su le cime dei gavitelli, che l'abbiamo visti qua sotto l'acqua, quelli di poppa. Quindi prima stavamo facendo il boat scontro con un'altra barca, fortuna non c'è vento, quindi una spintarina di qua, una spintarina di là, ci siamo discostati. Allora, che cosa abbiamo fatto? Loro di là hanno messo la cima a terra, l'abbiamo messa anche noi ed eccoci arrivati qui alla giunzione delle due cime. Questa qui è una cima, sarà una trentina di metri, questa qui è la cima ad ormeggio, questa qui invece è una vecchia cima, peso di un vecchio spi, vero? Mi sa che è di un vecchio spi questa, e l'abbiamo giunte con due gas damanti più il nodo di sicurezza che faccio io alla fine per non farle sciogliere, visto che qualche volta mi è capitato che stando a mollo con l'onda un po' si muove, si allenta il nodo e si scioglie, quindi di norma no, se uno lo stringe bene, ma se uno non lo stringe bene sì. E quindi abbiamo messo le cime a terra onde evitare di far ruotare la barca e di fare altri boat scontro. Allora adesso noi ci stiamo facendo, ah no, dobbiamo andare più là, ma allora adesso in pratica noi che cosa facciamo? Abbiamo qui i parabordi, perché siccome la barca è bella distante da terra dobbiamo segnalare la nostra cima, perché se qualcuno passa in mezzo c'è che non si incastri e non si faccia male. Quindi adesso la segnaliamo e andiamo a mettere i parabordi. Sì, allora facciamo così. Allora tiriamo un po' più avanti. Allora, cosa c'è lì? Ah, la cima. Vedevo qualcosa, sembrava un pesce, no, invece è la cima che sbuca. Ah, va, allenta un attimo, ma lì. Allora, la mettiamo quasi qua, dove c'è il nodo, cosa dici? Ma ne dobbiamo mettere le due? Sì, allora dai. Una qui e una al di là del nodo, io direi. Boh, qua quasi si vede. Allora, adesso passo la telecamera al cameraman, all'aiutante cameraman. E allora, tac, ecco. Ok, allora. Adesso andiamo a mettere i parabordi. Qui lo leggo qua. Così. Voilà. Così faccio un bel nodo. Poi ti faccio. Un lato.
Allora, io ovviamente alla gasta preferisco il parlato, sono una chiacchierona, preferisco il parlato. Poi adesso ci faccio anche una gasta di sicurezza, non si sa mai. Allora, poi, voi cosa raccontate? Tra l'altro, ragazzi, tutti questi consigli, queste cose che adesso è la norma che capita, no? Cioè proprio normale prassi in crociera, o perlomeno quando si va in barca, ve le raccontiamo tutte nei nostri video corsi che trovate sul nostro sito www.25nodi.com. Così che magari, ecco. E poi ci sono delle novità, perché in pratica, allora, abbiamo il weekend extreme che sono già, abbiamo già fatto uscire le date. E poi ci sono altri diciamo, sì, weekend un po' più lunghi di skipper training, dove verrete a fare queste cose dal vivo. E ovviamente, se le avete già viste sui nostri video, quando salirete a bordo con noi sarete molto avvantaggiati, perché vi basterà fare pratica, se non mi incastro, vi basterà fare pratica per impratichirvi, fare pratica per impratichirvi. Per prendere più padronanza e dimestichezza a bordo. Allora, adesso qui noi avevamo fatto, ecco, un doppino con la cima del gommone per non allontanarci troppo dalle cime a terra. Allora, va, vediamo il comandante, guarda dove la metto, la dici che basta lì o la metto anche di qua? Qui? Qua? Qua? Qui? Bene, allora, altro parabordo, altro giro, altro regalo. Voilà! Tra l'altro, questa cima era anche da lavare, perché era una cima che si era un po' inzottita nell'acqua del porto, aveva fatto un po' di alghe, quindi non c'è occasione migliore che lavarla quando mollo in queste acque meravigliose. Allora, voilà, rischiate e tracchiate. Boh, ho fatto una gassa di sicurezza, non si fa mai. Allora, molto bene. Allora, vediamo intanto se avete delle domande. Qui, volendo, vi facciamo fare un tour. Allora, adesso facciamo un tour della baietta, visto che noi abbiamo l'ormeggio oggi, qualcosa di rotto l'abbiamo rotto. L'ormeggio l'abbiamo, l'abbiamo sistemato. Ah, no, prendi l'altro, va. Facciamo così, ecco. L'ormeggio adesso l'abbiamo sistemato, speriamo adesso di... Cioè, io è da questa mattina che volevo dormire, perché abbiamo fatto la traversata di notte, quindi volevo riposarmi un po', però forse adesso abbiamo un attimo di pace per dormire. Allora, voilà! Ti dà fastidio così? Quello? Allora, intanto, ditemi un po', avete qualche domanda? Qui intanto volano i droni, insomma, ragazzi, qui le baie stanno diventando diciamo dei set cinematografici. Allora, infatti vediamo se i prossimi giorni faremo delle dirette, oppure magari invece se ci godiamo totalmente in pace questa crociera. In realtà abbiamo diverse cose da fare, però anche, abbiamo anche da rilassarci per partire belli carichi per la crociera. Ah, ecco, sì, qua c'è il gavitello, andiamo a fare un giro sul gavitello. Allora, Miriana, ciao Miriana, buongiorno. Allora, gavitello, gavicellino. Ah, e poi intanto, poi dopo vi rispondo anche a qualche domanda che ci avete fatto per il weekend extreme. Perché fate delle domande, io adesso vi devo spaventare un po', perché almeno sapete cosa andrete incontro. No, niente di che.
Eccoci qua. Allora, adesso aspetta, giro la telecamera. Voilà, qui abbiamo il nostro gavitello con la cima sopra, ma quella che tiene è la cima sotto, che è attaccata direttamente al corpo morto, che è quello lì. Quello è il corpo morto e questa è la cima del gavitello. Allora, bene, su Instagram abbiamo fatto un giochino con le nomenclature. Guardate anche solo qui, c'è corpo morto, cima, gavitello, già ci sono tre nomi. E ovviamente questo è un ormeggio in rada. Rema un po' male. Ecco così. Ma giriamo di là così mi attacco la barca e mi ci tiriamo giù dalla barca. Vai, rema, te? No, in avanti? Ecco. Cioè, abbiamo il vento che ci porta via. Devo portare lì sulla barca? No, faccio io? Ti fa male a te? No. Potenti mezzi di motorizzazione. Siamo con i remi. Allora, vediamo qui se avete delle domande. Io intanto, che acqua e che voglia di rada. Già. Abbiamo fatto anche un bagnetto. A dire la verità non è così fredda l'acqua. Pensavo di più. Allora. No, passando di là, ma per me, occhio, boom, gavitello, abbiamo preso un gavitello. Allora, intanto io vi ah, se no faccio, tieni te la telecamera, te remo io, ma facciamo così? Sì. Ma dopo ti fa male? Allora, qualcuno adesso, noi nel weekend extreme che stiamo facendo, allora oggi qua siamo in relax su una barca comoda, che c'è il bagno, c'è la cucina, ci sono i letti. Invece qualcuno mi ha chiesto, ma il mini c'è i bagni, c'è la cucina, c'è le cuccette? No ragazzi, non c'è niente. Per questo si chiamano weekend extreme, perché uscirete decisamente dalla zona di comfort, ma nel senso non solo per il comfort della barca, ma perché navigheremo, cioè navigheremo sia con bonaccia, che quella è veramente extreme, navigare in bonaccia senza accendere il motore, perché sul mini il motore si accende solo per entrare e uscire dal porto, perché è un motorino che poverino già fa troppa grazia quello che fa. E quindi imparerete molto bene a portare una barca sia con vento forte, fino a 30 nodi si esce, ovviamente valuterò io la situazione se è pericolosa o se è fattibile uscire, con bonaccia, si sta lì a patire, la bonaccia è il non vento in pratica per chi non è del settore, cioè per chi non è velista che vuole imparare. E quindi sì, ci saranno tutti i cambi vele, a bordo ci sono 7 vele, c'è la randa con 3 mani di terzaroli, il fiocco con le mani di terzaroli, pure quello, la tormentina, il code 03 Gennacher, speed Gennacher diciamo così, e tutto il sistema di come funziona un mini, quindi lo vedrete veramente dal vivo, magari avete visto diverse avventure a bordo di questa barca e la vedrete dal vivo. Tra l'altro pochi giorni fa è uscito anche il video dove ve la descriviamo in ogni dettaglio, in tutte le manovre, nella sua particolarità, questa barchina. Invece, per chi è troppo spaventato che sia troppo extreme questa avventura, tra l'altro weekend extreme sono aperti, diciamo, sia a neofiti che magari a livelli più avanzati. Ovviamente, magari prima di prenotare così alla cieca, contattateci che magari vi diamo maggiori info e vi sappiamo consigliare meglio se è il caso magari che questo weekend faccia a caso vostro oppure no. Ecco, per quelli che già sanno che è troppo extreme il mini, ma vogliamo risalire? Vuoi risalire? Chissà che... Oddio, aspetta, adesso c'è, ecco, chissà che il mini è troppo extreme, aspetta, ecco già, anche la salita, la discesa dalle barche è sempre abbastanza extreme, aspetta, qua scendo anche io, sì, voilà, che almeno anche io parlo un po' più comoda. Senza paura di cascare in acqua, cioè che il cellulare mi caschi in acqua, se non mi casca in acqua adesso, oddio, ecco,
Oh, ecco. Allora, per chi invece, dicevo, ha paura che i weekend extreme siano un po' troppo extreme, abbiamo organizzato gli skipper training, che in pratica vi portiamo su queste barche, che sono barche che navigano a vela, quindi anche con queste si navigherà a vela, poco motore, proprio se è estremamente necessario, altrimenti si navigherà a vela, quindi ci sarà la navigazione diurna, navigazione notturna, la lettura delle carte, l'uso del VHF, più che altro si sente come funziona il VHF, la navigazione tra le isole, gli ormeggi, gli ancoraggi, chi più ne ha, chi più ne metta, e vi scambieremo anche di equipaggio, quindi proverete barche diverse e quindi avrete modo di iniziare a capire che cosa vuol dire navigare su determinate barche di diverso tipo. Ho un piattone per scendere dal tender. Allora, aspetta, Marco, si dice ma la Meritrans. Allora, aspetta che adesso qui vedo un po' di domande e ve le rispondo una alla volta. Ok, allora Marco dice: come fai a uscire dal porto con 30 nodi? Dipende che tipo di vento c'è, quindi in base alla situazione, se vedo che è fattibile si esce, se invece vedo che è troppo pericoloso, cioè che mettiamo a rischio la barca e soprattutto l'equipaggio, ovviamente il comandante dovrà prendere le decisioni opportune. Però diciamo che fino a 30 nodi si esce, 40 iniziano ad essere magari un po' veramente troppo extreme e sarei veramente un incosciente, invece fino a 30 si esce. Allora, ovviamente ci sono diverse condizioni e anche quello, insomma, lo vedremo strada facendo. Poi dice: ma la Meritrans non era abbastanza extreme per te? Non ci sono arrivata. Adesso vediamo. È saltata per la seconda volta, chissà perché. Beh, la prima mi sa che era abbastanza chiaro perché era saltata, la seconda volta invece ci sono stati diversi motivi che adesso prima o poi vi svelerò. Qui sono gli oblò che si aprono e si chiudono. Allora, mi stai facendo venire mal di mare. Adesso qui sono in una posizione un po' più stabile. Allora, ok, quindi diciamo, chi vuole venire nel weekend extreme farà un'esperienza abbastanza extreme, dopo la propria età, quindi una notte sicuramente ci fermeremo e vi farò dormire, altrimenti spingiamo sull'acceleratore e si naviga quasi non stop per 2-3 giorni e andiamo dove ci porta il vento, quindi per farvi provare le diverse condizioni di questa barca. E invece per gli altri che appunto vogliono, che pensano che questa sia una cosa del mini un po' troppo extreme, abbiamo organizzato questi altri corsi di skipper training, che tra poco, adesso mi devo togliere da qua che c'è lo sfruscio del vento, di skipper training, dove appunto prenderete più padronanza e sicurezza a bordo. A chi sono rivolti questi corsi? Perché magari uno dice: io sono principiante, io sono a un livello intermedio, io sono a un livello avanzato. In pratica a tutti, perché quello che è principiante ovviamente ha solo da imparare, quello che invece è un livello magari più avanzato dovrà imparare come gestire delle persone nuove a bordo, quindi veramente prenderete padronanza e sicurezza a bordo nel gestire la barca in toto, perché un conto se si va in regata. Normalmente in regata c'è tutto l'equipaggio che si presume che sappia fare le manovre, ma quando si va di solito in crociera la maggior parte dell'equipaggio non sa fare quasi niente o comunque poche cose, quindi bisogna imparare come dare pochi comandi giusti per farsi aiutare, e ovviamente se voi avete visto i videocorsi già sarete molto avvantaggiati sia nel sapere cosa fare a bordo, che se invece già siete al comando di un'imbarcazione prenderete sicuramente degli spunti su come spiegare le cose all'equipaggio e come chiederle. Allora, bene, ok. Bene, allora, questa sera è previsto scirocco, almeno mi sembra, più o meno nei prossimi giorni dovrebbe arrivare scirocco forte, quindi noi abbiamo messo la nostra cima a terra, con i nostri bei parabordini là che la segnalano, orientata a scirocco, perché in pratica la barca quando sta alla ruota, altro termine, cioè al gavitello o all'ancora,
si dice che sta alla ruota, cioè nel senso che ruota con il vento, perché è fissa sulla prua e quindi in base al vento come soffia la barca, al vento, la corrente, diciamo principalmente al vento, la barca ruota. Normalmente le barche a vela ruotano tutte allo stesso modo, perché hanno una forma di scafo, hanno la chiglia, eccetera, eccetera. Diversamente magari i motoscafi, che hanno una forma di scafo diversa. Però diciamo che sono talmente diversi ormai anche le forme di certe barche, che in pratica noi prima con la barca che era ormeggiata qui di fianco in questo cavitello stavamo facendo il boat scontro, perché quella era girata in un modo, noi in un altro, e quindi abbiamo optato per questa cima a terra, che non è proprio l'ideale per gli ormeggi, è preferibile restare alla ruota, però abbiamo detto se arriva un'altra barca lì ricominciamo il boat scontro, e quindi ci siamo messi con la cima a terra, l'abbiamo messa orientata più o meno a scirocco. Adesso vi faccio vedere da dove arriva lo scirocco. Allora, qui abbiamo la bussola, voilà, e lo scirocco arriva da sud-est, quindi arriverà da qua, e la nostra cima, eccola lì, orientata a sud-est. Prima qua c'erano anche le caprette, adesso non si vedono. Bene, ok, allora oggi, adesso io mi devo ricordare di parlare piano, perché sennò inciurlisco magari qualcuno qua che fortunatamente si sta riposando, io magari troverò una mezz'oretta per riposarmi adesso. E noi ci vediamo dal vivo con chi ha prenotato nei weekend extreme. Faremo adesso presto, vi diremo già le date invece degli skipper training, e per gli altri invece ci vedremo prossimamente online. Buon mare, buon vento e buona serata a tutti quanti. Ciao ciao!